Buonasera. Cominciamo. Per favore, si potrebbe incominciare? Abbiamo rispettato i minuti di ritardo. Non si sente così? Va bene. Allora, grazie innanzitutto a tutti quanti di esserci. Un piacere. Oggi ricorderemo Nereo Rocco. Lo abbiamo tutti nel cuore, noi istriani, i triestini, i milanisti. Se c'è qualcuno dell'Inter mi dispiace, però è Nereo Rocco. E quindi lo ricordiamo tutti molto volentieri. Volevo iniziare con un brevissimo ricordo di Silvio Berlusconi. È stato un milanista, è stato un grande presidente del Milan. Io non lo voglio ricordare né come dirigente presidente del Milan, ma lo ricordo come uomo, come imprenditore, ma uomo soprattutto, perché io sono vissuta 35 anni a Milano 2. Abbiamo avuto la fortuna di vivere in quel bellissimo posto che ha fatto costruire Berlusconi e io lo voglio ricordare come lo ricordano i nostri figli. Lui andava ad aspettarli fuori di scuola e si informava se le scuole che aveva fatto costruire a Milano 2 andavano bene, erano belle, i banchi erano giusti, erano alti, se piacevano i banchi, se quegli alberi meravigliosi, altri 15 metri di cedri del Libano, erano belli. Ecco, l'unico ricordo che io voglio fare di Silvio Berlusconi, e mi sembra che sia la cosa più bella, meno divisiva, quella forse che va bene a tutti quanti. Quindi un ricordo per Silvio Berlusconi. Allora, io passo la parola al nostro, non lo devo chiamare dottore, al nostro Luigi La Rocca, che oggi abbiamo il grande piacere, ci fa da moderatore. Lo presento io però, perché non so se si presenta lei, si presenta lei. Ma è lo stesso, allora. Ma lei sa più di me. Presenti lei. Allora, lo presento, è Luigi La Rocca, e penso, ma detto da tutti, è il più grande raccoglitore di cimeli del Milan. Quindi abbiamo un'autorità con noi, è uno storico del Milan, forse anche un tifoso del Milan, forse, non lo so. Comunque, abbiamo il Luigi La Rocca, quando gli abbiamo proposto di partecipare a questo convegno, oramai siamo a ottobre dell'anno passato, ha subito aderito, ci ha molto aiutato. Abbiamo tanti tifosi del Milan che sono venuti proprio perché invitati da Luigi La Rocca, e vi salutiamo. E quindi abbiamo il grande, grande piacere di avere lui. Ringrazio tutti i relatori, poi vi ringrazierò. Ancora una cosa. Tutti presenti, tutti, e voi, sono stati di una disponibilità incredibile. Allora, purtroppo, la stessa disponibilità non l'abbiamo avuta dalla società Milan, che è stata interpellata già a dicembre per questo convegno, ma che non ci ha mai risposto. Quindi mi dispiace, perché Rocco credo che per il Milan abbia fatto veramente tanto. E quindi non avere nessuno oggi qua, neanche online, per noi è un grosso dispiacere. Basta, a voi la parola, grazie. Grazie a tutti di essere intervenuti. Più che ormai collezionista, sono un cultore della storia rossonera. La passione per il collezionismo l'ho passata a Gabriele Castelli, che ci guarda là in fondo, tra cui anche diversi oggetti della mia storica collezione, e spero che lui prosegua in questa passione. Il discorso è che mi piacerebbe dire benvenuti nella casa del Milan, anche perché questo grattacielo in cui siamo fu costruito da quello che fu storicamente il presidente Piero Pirelli, morto poi nel 1956, proprio quasi in concomitanza con l'inaugurazione di questo palazzo,
che fu appunto un presidente del Milan per molti anni e che ancora oggi detiene il record di anni di presidenza, perché fu presidente per 29 anni. Poi la storia è stata un po' stravolta da chi ha preso in mano la gestione Pirelli, e la Pirelli è finita come sponsor, lo dico polemicamente ma ha ragione, come sponsor della squadra rivale, ma comunque la figura di Pirelli rimane centrale nella storia del Milan. Il Berlusconi, che è morto purtroppo l'altro ieri, non è riuscito a battere il record di anni di presidenza del Milan, anche perché lui rimase sì proprietario, ma per la storia del conflitto di interesse fu costretto, bontà sua, a rinunciare a tutte le cariche, compresa la carica sociale nel Milan. Quindi diciamo siamo in un luogo storicamente rosso-nero. Parliamo di questa figura importantissima, quale appunto quella di Nereo Rocco, e naturalmente è conosciuto da tutti. Quello che la cosa curiosa è che, anagrammando il suo nome e cognome in italiano, perché lui probabilmente nasce come Rocca, ma il diciamo Nereo Rocco, il suo anagramma è Cerco Onore, quindi era proprio nel suo nome la voglia di primeggiare, e Reco Corone, ed è anche quello che lui ha dato ai meriti, ai suoi giocatori che hanno raggiunto traguardi fondamentali e importanti. Quindi diciamo, io non è che debba illustrare per filo e per segno la storia di Rocco. Lui è stato diciamo l'unica grande merito che io, cioè tra i tantissimi che lui ha, è quello di essere stato due volte vincente nel Milan, perché lui vinse una prima volta, andò via per le sue ragioni e tornò e ritornò a vincere, cosa che non è riuscita a nessun altro nella storia del Milan. Ovviamente escludiamo quelli che, come Lidl, Ancelotti e Capello, che avevano vinto come giocatori nel Milan e poi tornarono con la figura di allenatore vincendo alla loro volta tornei importanti, mentre Rocco è quello che è l'unico che è stato capace di vincere una prima volta e ritornare e rivincere tornei come la due volte la Coppa dei Campioni e poi la Coppa Intercontinentale. Quindi questa è la mia promessa. Adesso la mia premessa, lascio la parola a Renzo Codarin, che ci dirà il suo ricordo. Tutti, sono Renzo. Sono Renzo Codarin, presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Sono qui con i figli di Nereo Rocco, i cari amici Bruno e Tito Rocco. E porto i saluti anche del sindaco di Trieste di Piazza, che oggi non ha potuto partecipare a questa nostra a questo vostro importante convegno, perché proprio a Milano ai funerali di Silvio Berlusconi, che era un suo grande amico. E fra l'altro il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, è un milanista convinto. Io purtroppo per voi sono interista, ma però la figura di Nereo Rocco è per Trieste, io vivo a Trieste, è molto importante ed è stata molto importante. La nostra associazione parla di quello che è l'Istria, Fiume, la Dalmazia, Trieste e Gorizia. C'è un mondo che dopo la Seconda Guerra Mondiale è stato stravolto. Le leggi che sono state fatte per il giorno del ricordo hanno fatto conoscere a tanti italiani, a tutti, a voi che siete lì presenti, questa realtà drammatica di una guerra che ha spezzato un territorio. Oggi che questo viene conosciuto, ci interessa come associazione, anche e qui saluto gli amici della NVGD di Milano, a far conoscere i personaggi delle nostre terre, dell'Istria, del Fiume, del Matti, di Trieste, di Gorizia,
che in qualche modo hanno reso grande Milano. Quindi sono persone che hanno testimoniato col loro lavoro, con la loro opera, una grandezza. Ecco, quindi vi ringrazio tutti per aver organizzato e vi auguro un buon lavoro a questo convegno. Grazie. Grazie a lei. Sì, adesso vedo alle sue spalle appunto i mitici figli del Paron, Bruno e Tito, a cui vorremmo dalla loro parte un ricordo appunto del grandissimo papà. Ci spostiamo così li sentite meglio. Siamo in difficoltà. Eccoci qua. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Credo che prima di tutto devo ringraziare il signor Codarin che ci ospita in questo suo ufficio. E poi un ringraziamento, un grande ringraziamento alla signora Maria Grazia, che Anna è Maria, Anna Maria, dopo grazie. sposa Crasti, si è data da fare in questi mesi. È stata bravissima e questa serata è proprio per merito suo, eccolo. Poi non vedo i due ragazzi bravissimi che hanno fatto il filmato, sono venuti 2 volte a Trieste e voglio salutarli anche a loro, che sono la signorina Emma e l'amico Simone. Vabbè, niente, vi ringrazio tutti e ricordare mio padre, che sicuramente era un grande sportivo, ma anche, diciamo così, una persona onesta, leale verso un po' verso tutti, perché sennò dopo 44 anni non si può ricordare un personaggio. Per questo sì, ci fa tanto piacere. Poi vedo in sala degli amici come Luigi La Rocca. E ci fa tanto piacere, grazie a tutti. Roba. Buonasera a tutti, un grande ringraziamento a tutte le famiglie dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmata. Saluti tutte le autorità, ringrazio tutti, a partire dalla signora Anna Maria Crasti che ci è stata sempre vicina in questo periodo. Abbiamo cercato di collaborare nella maniera più confacente. Bravissimi due ragazzi che ha nominato mio fratello, il regista e la signora Emma Bozzi. Voglio salutare tutte le autorità presenti in sala nuovamente, che saranno sinceramente no, nostri amici. E un ringraziamento a tutti in generale e grazie per la serata e ricordo. Bruno e Tito, attenzione, ci vedremo a Trieste e dopo per fare la stessa roba. Ma quella volta sei presenti, eh? Sì, sì. Un gran piacere. Comunque, grazie. Bene, adesso passiamo la parola a Marco Riva. Sì, buonasera a tutti, per me è un piacere essere qui. E testimonianza anche di un'unione tra territori, no? Che secondo me è molto, molto bella. Consentitemi anche a me chiaramente un ricordo del presidente Silvio Berlusconi, che ci è stato fatto da Anna Maria in precedenza, e che ringrazio anche per l'organizzazione di questo appuntamento. Qui con me ci sono anche il vicepresidente vicario Claudio Pedazzini, responsabile delle commissioni Enrico Ragnolini, il quale insomma è una presenza importante in questa serata per ricordare una figura eccezionale. E
dobbiamo sempre partire dalla memoria e ricordarci chi siamo, no? Spesso viene detto siamo dei nani su delle spalle di giganti, è davvero così, quindi ricordare sempre chi ci ha dato degli insegnamenti, chi ha lasciato qualcosa, chi ha lasciato dei valori, e credo che la figura di Neo Rocco questo possa ben rappresentare, quindi la competenza, la dedizione, anche la passione e anche qualche, insomma, lascito al di là dei trofei, anche qualche parola davvero importante che viene spesso anche ripresa dai nostri media, quindi questo è bello ricordarlo. Io poi ricordo sempre quello che è il motto olimpico, anche in virtù di questa unione tra territori che dicevo prima, questo evento in Lombardia, ma che ci porta poi in un'altra zona del nord Italia. Quindi il motto olimpico è più veloci, più in alto, più forte, è stata aggiunta la parola insieme. Credo che la parola insieme sia davvero un ingrediente per costruire il futuro non solo dello sport, ma anche della nostra comunità. Buon lavoro e grazie a tutti. Ora Marco Contardi. Parlo io a nome di Contardi, non ho potuto venire. Buongiorno, buonasera a tutti, parlo io al posto di Contardi, che sono un membro dello staff di ASI Lombardia. Gentilissimi presenti, ringrazio per l'invito la vicepresidente del Comitato Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Anna Maria Crassi, per l'invito al convegno sul grande allenatore Nereo Rocco. L'occasione per ricordare una così storica figura per il calcio milanese è l'occasione per mettere nuovamente in luce ciò che è stato un periodo particolarmente drammatico della storia d'Italia. Fra le iniziative di Milano in Memoria rientra certamente anche la seconda edizione della Corsa del Ricordo, che si svolgerà al Parco delle Cave sabato 17 settembre prossimo. La Corsa del Ricordo è da 10 anni a questa parte un punto di orgoglio di ASI, ente di promozione sportiva. Ha avuto i suoi albori su Roma e Trieste. Dall'anno scorso le sedi di Milano e San Vito dei Normanni hanno dato lustro a questa corsa anche in altre regioni e province, e quest'anno nel 2023 avremo le nuove sedi di Novara, Verona, San Felice Circeo e Catania. Lo spirito che lega tutte queste città al ricordo degli esuli Giuliano Dalmata fa sì che il ricordo rimanga sempre vivo in ognuno di noi e in tutti i cittadini. I riconoscimenti ricevuti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ne sancisce il valore storico, etico e culturale. Grazie a tutti. Ora faccio un piccolo inciso, gradirei un saluto da parte di Desiderio Marchesi, che è stato uno dei giocatori del Paron, che voleva salutare i due figli. Ricordiamo che Desiderio Marchesi ha giocato in Serie A con il Cagliari di Gigi Riva, quindi questa cosa è un personaggio veramente importante, e fu nelle giovanili del Milan con il Paron. Niente, io devo dire che ho avuto veramente questa fortuna di stare a contatto per un anno con il Paron, ed è stata una cosa favolosa, perché io avevo 18 anni e in mezzo a questi grandi campioni veramente è stata una cosa eccezionale. Poi la mia fortuna è che ho avuto modo di conoscere anche la famiglia di Nereo Rocco, perché ho subito un grosso infortunio nel campionato primavera del Milan. Mi sono fratturato una gamba e allora Nereo Rocco mi ha mandato nella sua città, nella Triestina. E giocando nella Triestina, allora ho conosciuto la famiglia, perché mi aveva invitato a casa sua, perché mi doveva dare la medaglia d'oro che avevamo vinto il campionato De Martino nel 1968-69. Con allenatore Cesare Maldini. Quindi per me è stato, quando ho visto che c'era la presenza di Tito e Bruno, non so se si ricorderanno ancora di me. Tito, ti ricordi ancora? Sì, come no, eri pieno di fidanzate quella volta. Avevi fatto a casa tua e il tuo papà mi ha premiato mi ha dato la medaglia della De Martino, che avevamo vinto il campionato, e questa è stata una cosa veramente emozionante veramente. Grazie e un saluto.
infatti è una parentesi, ma era una cosa a cui tenevo molto. E passo ora la parola a Lorenzo Salimbeni. Agli amici dell'ASI il ricordata appunto dagli amici dell'ASI il legame appunto fra sport, storia, cultura è sicuramente molto importante, e quindi anche ricordare l'inizio della carriera di Nero Rocco, questo personaggio proprio simbolo di Trieste, ci ricorda anche in questo immediato dopoguerra quella che era la situazione della città. Una situazione rimasta in sospeso dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con il 12 giugno del 1945 l'arrivo a Trieste degli anglo-americani che prendono il posto degli jugoslavi dopo 40 giorni di terrore, e nei mesi successivi si cerca di ricominciare appunto la vita, la normalità, e una delle cose più importanti già allora in Italia era sicuramente nell'ambito sportivo il calcio, e anche qui la città di Trieste si troverà a vivere una situazione paradossale. La Triestina, la squadra storica della città, il simbolo della città, si iscrive nuovamente ai campionati italiani, mentre invece nasce parallelamente una nuova società, l'Amatori Ponziana, che si iscrive al campionato jugoslavo. Quindi, nella stessa città, due squadre diverse che si iscrivono a due campionati diversi a simboleggiare quello che è ancora la grande tensione che si respira al confine orientale d'Italia. Il trattato di pace, come sappiamo, sarà firmato appena il 10 febbraio del 1947, e quindi Trieste rimane in bilico. Nel 46-47 il campionato appunto nel corso del quale viene firmato questo trattato che ancora una volta lascia in sospeso la sorte del capoluogo giuliano e consegna invece alla Jugoslavia praticamente tutta l'Istria, Fiume, Zara e l'entroterra di Trieste e Gorizia, la Triestina in quel campionato finisce all'ultimo posto, mentre invece continua a veleggiare a metà classifica della massima categoria jugoslava questa Amatori Ponziana. Quindi la Federazione Italiana Gioco Calcio decide di, vista anche la situazione particolare al confine, la Triestina viene ripescata, e l'anno dopo è l'anno dell'esordio di Nereo Rocco sulla panchina della Triestina, campionato 47-48. Un campionato in cui questo allenatore porta, quindi anche con l'attenzione dell'opinione pubblica concentrata sulla questione di Trieste, il territorio libero di Trieste non fa ancora parte dell'Italia, è diviso fra una zona A sotto amministrazione militare anglo-americana che comprende la città di Trieste appunto, e una zona B che comprende i distretti di Capodistria e di Buie nell'Istria settentrionale che sta sotto amministrazione militare jugoslava, ma in cui di fatto c'è un continuo assorbimento di questa zona all'interno della nascente Jugoslavia comunista. Ecco quindi che con l'attenzione di tutto il mondo concentrata su questa città, la ribalta sportiva viene conquistata in quello che è lo sport più seguito in Italia proprio da questa Triestina, che è l'unica in quel campionato a riuscire a tenere testa fino alla fine al grande Torino, piazzandosi seconda alle sue spalle. L'anno dopo è l'anno in cui appunto purtroppo a fine campionato 48-49 la tragedia di Superga pone fine all'avventura, al mito, all'avventura del Grande Torino, che da allora, permetto di dirmi, entra invece nel mito, e la Triestina rientra nei ranghi diciamo di una più tranquilla mezza classifica, sempre con Nereo Rocco, mentre invece l'antagonista Amatori Ponziana retrocede e sparisce dai vertici del calcio jugoslavo. E da qui comincia appunto poi l'ascesa quindi di Nero Rocco, che si è fatto notare comunque alla guida della Triestina, e comincerà questa sua carriera che lo porterà alla fine
al Milan. E in questo è curioso vedere come appunto anche la rinascita dell'Italia degli anni 50 passi anche attraverso poi lo sport, anche il tentativo quindi di riaffermarsi nel mondo, anche ad esempio dopo che ai mondiali del 50 l'Italia si presenta come detentrice, anche se dopo 12 anni di interruzione, i mondiali del 50 proprio per paura appunto dopo l'incidente di Superga, la nazionale se ne va, arriva in Brasile in nave, quindi con un viaggio, una trasferta difficilissima, e quindi non onora sicuramente il suo titolo, il suo ruolo di detentrice della Coppa Rimet. Ma da lì invece negli anni 50 ci sarà comunque il tentativo anche attraverso lo sport di riportare l'Italia quindi in alto. Pensiamo alle Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo del 56 e anche poi che fanno da vigilia alle Olimpiadi di Roma del 1960, dove emergerà la figura di un altro grande sportivo delle terre del confine orientale, il maratoneta fiumano Abdon Pamić. Quindi sono tanti segnali che mostrano come appunto da queste nostre terre siano ancora collegate con l'Italia e anche nell'ambito sportivo riescano appunto a primeggiare. E Rocco avrà anche il grande merito di portare la prima squadra italiana a vincere la Coppa dei Campioni, l'odierna Champions League, dopo che addirittura la prima edizione della Coppa delle Coppe era stata vinta dalla Fiorentina, la Coppa delle Fiere sempre in quell'anno nel 60-61 viene vinta dalla Roma, il Milan finalmente appunto nel 63 ottiene questa vittoria contro i campioni in carica del Benfica, portando quindi la più prestigiosa delle coppe europee per la prima volta in Italia. Un successo quindi che dimostra anche questo, la piena rinascita quindi del paese, quindi anche per l'Italia un momento di grande soddisfazione al di fuori delle tifoserie, di quelli che potevano essere appunto le scelte di ciascuno. E quindi io penso che anche in questo Nereo Rocco abbia svolto un ruolo magari inconsapevolmente, proprio di aver aiutato quindi anche tutto il mondo e l'ambiente calcistico con le sue innovazioni tattiche, con il suo stile, con questo suo modo di fare. Comunque ha dato una scossa all'ambiente, l'ha aiutato a ricrescere, a rinascere e a raggiungere anche i vertici, appunto dove nelle prime edizioni Coppa Campioni il dominio assoluto nella penisola iberica, 5 vittorie del Real Madrid, 2 del Benfica e poi finalmente appunto il successo del Milan proprio contro i detentori. Nel 69 appunto la vittoria ancora più clamorosa, perché seguita poi dalla Coppa Intercontinentale, come vediamo appunto nell'immagine che abbiamo utilizzato per promuovere questo nostro evento, che anche lì appunto un evento di grandissima portata. E quindi come anche in questa circostanza ci teniamo a vedere come lo sport serva anche, si colleghi direttamente con la storia, con la società, sia un fenomeno quindi che va ben al di là dei risultati del campo, ma sia un fenomeno sociale di grande impatto. E anche in questo vediamo appunto come persone provenienti dal confine orientale, da queste terre così martoriate, abbiano poi dato il loro contributo per portare l'Italia ai massimi vertici. E sicuramente ovvio ricordare, assieme a Nereo Rocco, va di pari passo appunto anche la figura di Cesare Maldini, suo allievo e discepolo. E secondo me appunto, certo, mi concordo col dispiacere della vicepresidente Crassi dell'assenza del Milan, ma forse anche il vedere la dirigenza come tratta i nomi come quello di Maldini ci fa capire che purtroppo certe cose non sono più tanto a cuore di chi ha preso in mano la società in questo momento. Grazie. Grazie a lei. Bene, adesso tramite il dottor Cerutti forse riusciamo ad avere un collegamento con José Altafini. Sostiene di avere giocato nel Milan, non nella primavera come Marchesi. Vediamo se siamo fortunati con il collegamento. Intanto io vi porto i saluti di Fabio Cudicini e Giovanni Lodetti, che ho sentito ieri. Non hanno potuto partecipare, ma sono presenti con lo spirito perché sono legatissimi a Rocco. Ricordo che Cudicini era chiamato El Longo dal grande Parone. Vediamo se questo giocatore risponde. Dici che Altafini? Che lui chiamava Jose. Chi parla? Chi sei?
Chi senti? Sei? Sì, si sente. Chi è? Sì. E sono io. Mi hai chiamato tu. C'è una platea che ti ascolta e penso anche Tito Rocco e con Bruno da Trieste. Perché ho dei problemi, ok? Non fisico, grazie a Dio. Senti, cosa vuoi chiedere ai tuoi amici Tito e Rocco che ti stanno sentendo? Guarda, chiedere niente, voglio solo dire che è stato uno dei più grandi allenatori che ho avuto, una persona umana, e come una persona non c'è più, si sembra che era bravo, ma lui era bravo veramente. E conosco. Ho vissuto con lui veramente dei momenti bellissimi. Mi ricordo alcune aneddote che quando stavamo insieme, mi ricordo di un particolare, quando noi siamo stati fortunati quando lui è venuto al Milan, no? Da Padova. E allora siamo stati fortunati perché il Milan aveva imprestato un giocatore a Padova che si chiamava Gigi Radice. E quando Radice ritornò al Milan, che era, coincideva con, naturalmente con l'arrivo di Rocco, no? Allora abbiamo chiesto a lui che tipo era, e ha detto: guarda, è una persona molto umana, è uno sanguigno, quando si arrabbia e ti sgrida, lascialo che ti sgrida e non dire una parola, perché sennò lui si arrabbia ancora di più. E allora abbiamo approfittato di queste notizie così e abbiamo vissuto veramente bene con lui, perché sapevamo che lui sbaitava, diceva, si arrabbiava così e poi veniva e dice: ciò, gli andiamo per una birra. Senti Giuseppe, ricorda a Bruno e a Tito e a chi ci ascolta qui davanti lo scherzo dell'armadietto. Ma lo scherzo dell'armadietto è stata una cosa che ha raccontato Riviera. Non è un fatto da ridere quello, il fatto è che il racconto è stato fatto per dimostrare o per fare un esempio di cos'erano i due caratteri di lui e di Lidl, no? Perché con l'anno che c'era lui e noi ci sfogliavamo tutti nello stesso sfogliatoio e avevamo i nostri armadi abbastanza grandi, no? E un giorno lui era un po' in ritardo, io mi stavo sfogliando, ero nudo, non è che mi sono messo nudo, ero nudo, mi stavo vestendo, il ragazzo ha detto: dai, nascondi nell'armadio che Rocco sta arrivando, facciamo uno scherzo. Però io non ho avuto tempo neanche di mettere una maglietta, niente, e mi sono messo dietro nell'armadio, no? E allora quando lui è venuto, buongiorno a tutti, quando ha aperto la mano, io ho fatto così, no? E lui si è spaventato: brutto, buona, cosa mi hai fatto spaventare? Così lui è spaventato un po'. Questo è un racconto che non era da ridere, era da ridere perché alcuni tempi dopo, non so se un anno, tre anni dopo, è venuto lì come allenatore, no? E allora stava arrivando nello spogliatoio, il ragazzo ha detto: dai, facciamo uno scherzo a Lido, quello che ha fatto con Palom. Allora io sono chiuso nel suo armadio, quando lui ha aperto l'armadio ho fatto buh, e lui ha detto: questo non è il tuo armadio è quello là. Cioè, era la terribile, era il confronto tra i due personaggi. Grande Giuseppe, ti abbracciamo, un saluto da tutti, da Bruno, ciao, da Tito. Grazie. Ciao. Grazie Giuseppe. Grazie di questo bellissimo ricordo. Posso? Adesso passiamo la parola al mitico Bruno Pizzu. Bene. Buongiorno a tutti gli amici riuniti a Milano. Purtroppo ancora una volta ho dovuto declinare l'invito a partecipare di persona perché gli acciacchi dovuti all'età mi impediscono quelle libertà di movimento che sarebbero necessarie. Mi sento però spiritualmente vicino a questo incontro che mi è particolarmente caro perché si tratta di parlare di un personaggio come Nereo Rocco a Milano e in occasione anche del raduno dei Giuliano Dalmati, e credo che sia un appuntamento che farà convenire a Milano tantissimi amici. Il rammarico di non essere presente di persona è dovuto anche al fatto che avrei abbracciato tanti di loro e saluto collettivamente. Non so di persona quanti siano lì
In effetti, ma ritengo che ci sarà un arrivo di tanti tanti personaggi. D'altronde, parlare di Nereo Rocco è facile e al tempo stesso abbastanza difficile, nel senso che il personaggio era un personaggio a tutto tondo che ha saputo ritagliarsi una credibilità incredibile come personaggio del mondo dello sport e del calcio, ma che soprattutto ha interpretato il suo essere uomo in maniera straordinaria. È stato un regista veramente straordinario di tutto quello che faceva, e tra le infinite cose che di lui mi sono rimaste impresse, una delle principali è che forse l'unico allenatore che quando convocava i propri giocatori per farli lavorare in allenamento li trovava entusiasti. Fare allenamento per un calciatore è operazione abbastanza dura, difficile, si tratta di faticare, di fare gli esercizi, di fare le ripetute e via dicendo. Ma con Rocco, quando ci si radunava, era un teatrino e pertanto tutti andavano lì ben volentieri di assistere a quella che era una quotidiana sceneggiata. Sono infiniti gli aneddoti che su di lui si potrebbero ricordare, e aveva però la tendenza, Nereo, sempre a catalogare le persone che incontrava in maniera abbastanza severa e immediata. Veramente il suo criterio di scelta per accettare uno o meno era se homo o no se homo. E indubbiamente quando faceva questa distinzione, chi passava per no homo aveva vita dura con lui. Devo dire che anch'io personalmente, in genere con me, era abbastanza benigno, però quando dicevo qualcosa che poteva dargli un po' di fastidio, tipo la valutazione sulla prestazione della sua squadra e via dicendo, allora sbottava anche nei miei confronti e rettificava immediatamente il giudizio dicendo altro che homo, monade furlantese, e così dovevamo un po' riallacciare i nostri rapporti che poi dopo un po' tornavano a essere comunque molto cordiali. Devo dire che lui ha avuto un occhio di riguardo nei miei confronti sia quando ha saputo che anche mio papà faceva il macellaio e sia quando ha saputo che ero sì di lingua di parlata friulana ma di storia legata all'impero austro-ungarico, perché io faccio parte del Friuli imperiale, no? Quello che faceva riferimento a Vienna e Budapest, e d'altronde per lui questo era un titolo di merito, tant'è che si presentava costantemente a chi lo conosceva dicendo «Mi son de Francesco Giuseppe», e andava avanti con questo suo modo di concepire anche la vita, che era una perenne pantomima, era una recita continua. Lui naturalmente, e lo testimonia il fatto che Milano così gli rende omaggio quest'oggi in questo appuntamento così importante, proprio a Milano ha dato il meglio di sé, sia come tecnico sia come uomo. Però dovunque sia andato ha lasciato traccia profonda del suo essere tecnico sopraffino e soprattutto di essere un grande interprete del ruolo che la vita gli aveva riservato, quello del tecnico. Anche se è famosa la sua battuta che quando qualcuno dei giocatori che non lo conoscevano da vecchia data osava chiamarlo col titolo di mister, diceva mister a me non te me disi mister, e difatti lui poi amava ancora non abbandonarsi troppo a neologismi di carattere inglese, anche perché insomma era affezionata al vecchio linguaggio. Però ha saputo adattarsi sempre in modo straordinario alle modifiche del calcio e stranamente è passato anche per un catenacciaro,
laddove invece tutte le sue squadre, a cominciare dal famoso Padova, che aveva sì i suoi manzi all'indietro, cioè dei difensori arcigni e tenacissimi, ma aveva però cinque giocatori d'attacco straordinari, no? Brighenti, poi addirittura Amrin, Rosa, Celio, Tortulle e via dicendo, che testimoniavano come lui amava il gioco anche d'attacco, anche se naturalmente privilegiava l'aspetto difensivo. Però non è vero che fosse un catenacciaro vero e proprio, tant'è che anche a Milano poi il suo Milan degli splendori era caratterizzato da tanti giocatori di talento unico. È inutile stare ad elencare tutte le cose che ha fatto Nereo come tecnico, ma bisogna dire che chiunque lo abbia conosciuto porta di lui un ricordo straordinario. E ripeto, è per me un sincero dispiacere non poter essere presente, sia per poter ricordare e condividere con gli amici che di lui hanno parlato e con lui hanno avuto frequentazioni continue, momenti indimenticabili che lui ci ha regalato. Nereo, so che da lassù ci guardi tutto, ci guardi tutti, e ricordarti e renderti omaggio è una cosa buona, è una cosa straordinaria, e direi che anche l'ambiente è l'ambiente adatto. Ripeto, avrei voluto esserci, non ci sono, ma spiritualmente sono presente. Con questo ringrazio voi tutti per l'ospitalità che mi avete dato, un abbraccio di cuore, ciao ciao a tutti. Passiamo la parola a Giovanni Cobolli Gini. Eccomi qua, buonasera. Io ho chiesto che accanto al mio nome nel programma di questo pomeriggio fosse scritto di sangue istriano. Io sono di una famiglia di Capodistria, Cobol era il cognome. Ma al di là della consapevolezza sulla mia... Al di là della consapevolezza sulla mia origine ed appartenenza familiare, ho dovuto in realtà imparare da lontano le caratteristiche di questa comunità. Sono nato a gennaio 1945 e tutto quanto rappresentava fisicamente l'appartenenza della mia famiglia a queste terre non esisteva più. Persa a Capodistria, dove rimane tuttora solo la tomba di famiglia nel vecchio cimitero, ora sovrastato da un volto di superstrada, persa a Trieste, dove la casa dei miei nonni era stata venduta per ragioni di sussistenza post-bellica, tutta la famiglia si era trasferita a Milano e quindi rimanevano solo i racconti di mio nonno e dei suoi figli, uno dei quali mio padre, per farmi sentire nel cuore il senso di appartenenza, e solo dopo diversi anni ho iniziato le mie visite a Trieste prima e ancora più tardi in Istria. Mi sono costruito l'immagine di una terra nobile e bellissima, in particolare per quella che doveva essere l'Istria prima della Seconda Guerra Mondiale, dove erano le radici della mia famiglia. Una popolazione con una cultura mitteleuropea, aperta ai commerci e ai viaggi, evoluta nel senso del costume, amante della propria terra, seppur con diverse sfaccettature di pensiero politico. Buona parte degli abitanti, legata ancora alle origini di una cultura romana, latina, veneziana, e con forte legame con quelle che ritenevano essere la loro vera patria, nonostante apprezzassero il buon governo della burocrazia asburgica. Pizzul ci ha ricordato «Mi son de Cecco Beppe», diceva il personaggio che ricordiamo questo pomeriggio. Sono connotazioni chiare, particolarmente quelle della popolazione triestina. Ho usato anche frasi prelevate, evidentemente non sono tutte mie, di una prevalenza di individualismo autoreferenziale, con una punta di egocentrismo e di esibizionismo che porta, o forse portava, nel menzionare l'altra persona, usando spesso l'aggettivo mona. Oggi è la giornata dei mona. Quel mona de Elise Mona. Un popolo che ha visto tanto e forse vissuto un po' troppi cambiamenti che hanno influito nel forgiare il carattere che mi permetto di definire effervescente, con punte di individualismo e diversità caratteriali.
Ricordo due personaggi della mia famiglia che ho imparato a conoscere e apprezzare dai racconti e dalle letture, diametralmente opposti ma uniti nell'amore della patria. Mio bisnonno Nicolò, che aveva a cuore l'educazione dei giovani e partecipò attivamente tra l'altro alla fondazione dei ricreatori in quel di Trieste, laddove è ricordato con un busto ai giardini pubblici dei Tommasini con la scritta sul basamento educatore. Per me questo è un grandissimo onore. Suo fratello, Capitan Biagio, capitano di lungo corso, che con i suoi vascelli è andato e tornato 13 volte dal Giappone. Quando si trovava a Capodistria, il giorno di festa, portava le sue tre figliole nella bella piazza centrale e incominciava a chiamarle con i nomi che aveva dato loro: Italia, Libera, Redenta. La polizia asburgica non poteva intervenire nonostante la provocazione fosse chiara. Per me questo è il contesto umano e ambientale e sono anche le premesse di vivacità e libertà di spirito che si trovano in una persona di grande livello umano come Nereo Rocco e che hanno marcato, a mio avviso, indissolubilmente la sua forte personalità, umanità ed ironia. A Milano, molti anni fa, da bambino, vedevo mio padre ascoltare alla radio i risultati di calcio e cercare informazioni su quelli della Triestina, sempre, ma anche in tempi diversi e successivi del Treviso e poi del Padova e infine del Milan. Ho capito nel tempo che mio padre, più che i risultati della singola squadra di calcio, era interessato e seguiva il fascino e l'iter professionale dell'allenatore Reneo Rocco, che rappresentava per lui l'artefice del successo sportivo di un uomo della sua terra. Non so se mio padre Anto Giulio abbia mai conosciuto personalmente Nereo, ma ho capito che Nereo rappresentava per lui, e non soltanto per lui, l'uomo che, mantenendo ben salda la cultura della propria origine, mieteva successi che si riflettevano in modo positivo anche sull'immagine delle sue terre. So invece che mio zio Sergio, minore di mio padre, frequentava Rocco, più anziano di lui di una decina di anni, a cui Rocco dava i primi rudimenti di calcio a lui e ai ragazzini di Capodistria Giusterna e ne ho sentito i suoi racconti. E così Rocco, Nereo, è diventato gradualmente familiare e conosciuto anche a me. Lui, con tutti gli aneddoti che lo circondavano, tutti caratterizzanti il suo stile di vita e il suo pensiero, a partire da Mi son de Cecco Beppe, per passare a Milano sono il commendator Rocco, a Trieste resto quel morla del Becker, ed il suo modo di interpretare il calcio, mi faso catenaccio, lori ise prudenti, palla lunga e pedalare, mi te dico cosa far, ma dopo in campo te gevati, te geri campion, non te pol finir bidon, scopo del zogo, ostrega, se de mettere il ballon dentro la porta. Per passare ai suoi luoghi di riunione e di elaborazione di filosofia calcistica. A Trieste la trattoria, che mi pare si chiamasse Ieti, a Padova il ristorante Cavalca, a Milano l'Assassino e a Torino e Firenze il baretto interno della Filadelfia e del Comunale. E gli uomini con cui parlava di calcio, focosi, caratteriali come lui, con loro collaborava, discuteva e litigava, in particolare Gippo Vianni e Gianni Brera, ma anche Elenio Herrera, il mago ostrica e champagne, così diverso in apparenza, ma anche con punte di somiglianza. Se ne dicevano di tutti i colori, ma forse sotto c'era amicizia o almeno rispetto. Mi è rimasta un'immagine di Rocco, uomo schietto, sanguigno, ostico apparentemente, ma di rara sensibilità con i giocatori. Sotto di lui sono passati e si sono forgiati i migliori giocatori di quei tempi e non faccio nomi per evitare di dimenticarne qualcuno. Uno solo, cito, Giovanni Trapattoni. Da lui allevato nel Milan e poi grandissimo allenatore come Rocco, ma anche con un'ampia esperienza internazionale. A mio avviso i due personaggi hanno molti aspetti in comune, pur essendo vissuti in epoche diverse. In pratica Trapattoni iniziò ad allenare quando Rocco stava smettendo. Una cosa di sicuro li unisce nella loro grandezza, la semplicità. Il fatto di ritornare sempre alla casa di origine la dice lunga sul loro stile di vita,
Trieste e Cinisello Balsamo erano i rifugi di persone di grande rilevanza pubblica, ma nello stesso tempo di corretta umiltà e senso dei valori veri della vita. Oltre alle qualità professionali, come indispensabile corollario, l'onestà, la semplicità, l'onesta schiettezza e chiarezza di pensiero senza mai abdicare alla loro dignità. Per me l'allievo Trabattoni ha interpretato lo stile del maestro Rocco. Tralascio infine di fare considerazioni su quello che era il calcio di allora e quello di adesso, perché ogni epoca rappresenta un cambiamento ed una novità rispetto al passato, che devono essere accettati proprio perché le cose necessariamente cambiano, non sempre cambiano del tutto in meglio. E proprio anche per questa consapevolezza rimane la nostalgia e la gratitudine verso chi, Rocco, ha dato tanto al calcio senza mai snaturare la sua esistenza. Grazie. Grazie mille per questa bellissima testimonianza. Ora passo la palla, nel vero senso della parola, all'artista. E poi, tra l'altro, tra le altre cose, mille cose che fa, anche direttore del Museo del Torino, Giampaolo Muriari. Buonasera a tutti, grazie Luigi per questa opportunità. Volevo ringraziare, anch'io permettetemi, Anna Maria Crasti, che è stata gentilissima, l'abbiamo conosciuta in questa occasione, e la ringrazio perché per noi è una grande opportunità poter ricordare anche noi come Museo del Grande Torino questo grande personaggio, Nereo Rocco. Sono direttore, a fianco a me Meku, che è presidente. Due parole giusto per farvi capire la passione che ci guida. Ci siamo costituiti come Associazione Memoria Storica Granata nel 1994, quando Calleri decise di abbandonare Filadelfia sul destino. E ci siamo, quindi abbiamo quasi 30 anni di vita, e da 20 anni gestiamo questo museo, creato con le nostre mani, con la nostra passione. Lo gestiamo, siamo tutti volontari, quindi prima si parlava dell'assenza del Milan, ma credetemi, siamo tutti nella stessa barca, perché anche da noi il Torino non si è mai fatto, cioè non partecipa, però ci siamo noi come tifosi e viviamo questa avventura, questa di memoria. Prima il dottor Riva ha citato proprio partire dalla memoria, per noi è fondamentale, cioè per noi la memoria è fondamentale, è quella che ci guida in questo cammino, che è un cammino che per noi è un privilegio. Prego. Ah, scusate. E quindi, ecco, questo ci tenevo a sottolineare questo valore di passione e di gratuità. Ovviamente in questa storia noi non abbiamo vinto ovviamente le coppe dei campioni come il Milan, però la storia del Torino è una storia meravigliosa, una storia come tutte le squadre, è una storia che deve essere valorizzata e preservata, quindi dietro il nostro impegno c'è anche questa mission. Questa storia è stata un po' raccontata per un piccolo tratto anche da Nereo Rocco. Prima Luigi raccontava che Nereo ha avuto il grande merito di lasciare il Milan e tornare e di vincere entrambe le volte, e appunto tra quando è andato via il Milan e poi è tornato, l'ha lasciato proprio per noi, per il Torino, che ha guidato per 4 anni, dal 63-64 al 66-67. Ve la contestualizzo perché è importante capirla. Nel febbraio del 63 assume la presidenza Orfeo Pianelli, che per noi è un presidente straordinario, insieme a Ferruccio Novo, è quello che ha segnato la storia nel bene del Torino. Assume la presidenza a campionato in corso, però poi per la stagione 63-64 decide di portare alla guida del Torino Nereo Rocco, e questo vuol dire tanto. Vuol dire lanciare un messaggio chiaro, e cioè che il Torino, che dopo la tragedia di Superga purtroppo ha vissuto un decennio di grandissima sofferenza, era un messaggio per dire ecco, adesso il Torino vuole tornare grande, e quindi per tornare grande ha preso
il miglior allenatore possibile, che era appunto Nereo Rocco. E quindi vedete, cioè, il grande Torino che ha fatto la nostra storia con la sua tragedia, è stata una tragedia sportiva ma anche economica. Gli anni dei 50 per noi del Torino sono anni difficilissimi, ben rappresentati da Enzo Berzot, che era molto amico tra l'altro di Nereo Rocco, una bellissima testimonianza che ogni tanto noi raccontiamo per far capire cos'era il calcio di allora. Ecco, in questa grande sofferenza che però ha cementato il volo del Torino, Nereo Rocco arriva col suo spirito e costruisce delle annate importanti. Purtroppo non è passato la storia perché non ha vinto nessun trofeo, però vi posso assicurare che la stagione soprattutto 64-65 è una delle stagioni più belle della storia del Torino dopo Superga. Il Torino arriva terzo in campionato dietro all'Inter campione d'Italia e al Milan, quindi erano le squadre più forti in Italia ma anche in Europa, e quindi dopo di loro c'è il Torino. Quindi pensate, dopo tanti anni di difficoltà arrivare terzi era un grande onore, senza poi dimenticare la finale della Coppa Italia e la semifinale della Coppa delle Coppe. Quindi, per farvi capire, questo straordinario campionato che è stato il frutto sicuramente anche di giocatori importanti, perché il Torino di Nereo Rocco aveva anche giocatori tosti, aveva Vieri in porta, un portiere straordinario, aveva Rosato, Poletti, Moschino, Meroni in attacco insieme a Simoni, aveva Ferrini che era tristino come lui, e quindi mi ritrovo molto nei ricordi che avete già un po' raccontato di Nereo Rocco, che era un allenatore molto forte. Tra l'altro lui decise di non trasferirsi con la famiglia a Torino e quindi faceva avanti e indietro a Trieste, e quindi quando si fermava a Torino viveva il Toro 24 ore su 24. Ed è un allenatore che è ricordato molto dai suoi giocatori. Poi io adesso, ecco, ve lo inquadro un po' storicamente, poi Mieco vi racconterà qualche aneddoto, però vi dico, non so, ecco, tra i suoi giocatori c'era Fossati, che lo ricordo con grande umanità. Ecco, una delle cose che mi piacciono tanto come direttore, come che mi piace proprio la passione per la storia, per la memoria. Nel 64 esce l'Ale Toro, che è una rivista ufficiale del Torino, a cui sono molto legato come direttore, una rivista fatta benissimo. Lui tra l'altro per 3 anni ha curato una rubrica su questa rivista, perché curava la rubrica con i tifosi, un'altra sua caratteristica, per farvi proprio capire come era vicino alla gente. E in questa rivista ho proprio letto una testimonianza di Fossati, dove lui racconta che Nereo Rocco si cambiava negli spogliatoi, fatto unico, probabilmente era l'unico allenatore che si permetteva di fare una cosa del genere, ma lo faceva proprio perché voleva cogliere nello spogliatoio lo spirito, ecco, il momento dei giocatori, per cogliere proprio la loro passione, viverla proprio insieme a loro. Questo era Nereo Rocco. E quindi, anche se durante i suoi 4 anni purtroppo non sono stati onorati con magari con un trofeo come avrebbe meritato, ha avuto il merito però di gettare le basi, perché ricordiamo che lui nel suo figlio aveva Ferrini, che è stato il giocatore più importante nella storia del Torino insieme a Valentino Mazzola, un giocatore che ha fatto 15 anni nel Torino, record di presenze. Insieme a lui ricordo Fossati, Ceresar, poi dopo di lui, quando è andato via Nereo Rocco, sono arrivati Agroppi, cioè ha creato uno zoccolo duro, tutti i giocatori che sono rimasti per 10 anni nel Torino, uno zoccolo duro che ha permesso poi di arrivare allo scudetto 10 anni dopo, ma che non è stato uno scudetto così improvvisato, ma costruito con un cammino, e che questo cammino è stato iniziato proprio da Nereo Rocco. E quindi noi come museo vi ringraziamo, noi Museo del Grande Torino vi ringraziamo per questa opportunità che ci dà modo di ricordarlo, e anche di dirgli grazie. Grazie per quello che ha fatto per noi. Sempre rimanendo in ambito Torino, vogliamo ricordare che alcuni dei figli di Nereo Rocco poi
hanno fatto la storia del Torino e del calcio. Uno in particolare era appunto Bearzotta, che era l'allenatore delle giovanili quando Rocco allenava il Torino, e poi l'altro è Gigi Radice, uno dei proprio discepoli di Rocco, che ha riportato lo scudetto a Torino, ed è per questo che passiamo proprio la parola a Domenico Beccaria, che è il direttore del museo. Presidente. Grazie, buonasera a tutti. Giampaolo dice Mecu, ma se dice Mecu qua a Milano non capisce niente nessuno. Mecu in piemontese è il diminutivo di Domenico. Siccome io vengo dalle montagne a nord-est di Torino, lì Mecu è Domenico. Quindi, in questi quasi 30 anni di attività, perché il prossimo anno sono 30 anni tondi tondi, vicino, abbiamo visitato molti musei di calcio, e uno che mi ha particolarmente colpito è il Museo del Benfica, perché all'interno del Museo del Benfica, oltre ai reperti, ai trofei, eccetera, eccetera, ci sono diversi pannelli che inducono alla riflessione. Uno di questi l'ha scritto José Saramago, scrittore, drammaturgo portoghese, premio Nobel per la letteratura nel 98. E Saramago sostiene che noi siamo la memoria che abbiamo e le responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non meritiamo di esistere, cioè senza memoria non esistiamo, e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere. E quindi noi oggi, ma non solo oggi, noi da 30 anni a questa parte, ma oggi specificatamente, siamo qui ad assumerci le nostre responsabilità. Nereo Rocco è stato sicuramente un vanto per noi del Torino, ma soprattutto Nereo Rocco è stato molto, ma molto, ma molto Milan, e molto, ma molto, ma molto Triestina, perché come giocatore è stato un grande della Triestina, tant'è che, lo dico molto bonariamente, il nuovo stadio di Trieste è intitolato a lui e ha, come si dice, sloggiato Pino Grezzar, altro storico triestino morto a Superga col grande Torino, a cui era intitolato il vecchio impianto. E in questi anni a Torino Rocco ha immediatamente sposato quelli che erano i valori caratteriali del Torino, ovvero sia una squadra ruspante. Lo dico a cuor leggero, perché alla mia sinistra io considero il Giuliano, non l'ex presidente bianconero. Il Torino è la squadra ruspante di Torino, lo è sempre stata, mentre la Juve è sempre stata la squadra più strutturata, più nobile, eccetera, eccetera. Un Rocco nella Juve probabilmente sarebbe stato un po' a disagio, al Toro era a casa sua, perché, come ricorda giustamente il nostro amico Coboli Gigli, lui gestiva questi giovanotti dal bar interno, gestito dalla famiglia Cavallito, al bar interno del Philadelphia, dove il Toro per un certo periodo ha giocato e dove si allenava nel periodo in cui Rocco era allenatore del Toro. E il Philadelphia era molto più di un campo, era una fucina di uomini, era un crogiolo in cui si formavano i caratteri di giovani che arrivavano e diventavano prima di tutto uomini e poi anche calciatori, qualcuno campione. Mi raccontavano i Fossati, i Ceresar, con cui ci siamo sentiti in questi giorni, che lui, appunto questo Mona, testa di qui, testa di là, lo usava per stuzzicare questi ragazzini, per pesarli, no? Per capire se c'era stoffa umana, prima che calcistica, da sgrezzare per far diventare qualcosa di unico. Cioè tirava fuori il diamante che era in mezzo alle scorie, quindi il suo compito era quello di eliminare le scorie, quindi prima iniziava con questi colpi qui. E poi mi dicevano appunto che il bar era la sua base, quindi il fiasco di vino, perché da buon Giuliano ruspante
come anche noi piemontesi, il fiaschetto non deve mai mancare. C'era il televisore, cosa più unica che rara, e quindi durante il Giro d'Italia i giovanotti erano in campo a correre con il preparatore atletico e lui era lì che si guardava il Giro d'Italia con i giornalisti, perché era anche appassionato di ciclismo. E racconta Ceresar che un giorno se ne arriva dopo questo Giro d'Italia e gli fa: allora cosa avete fatto fino adesso? Ma insomma, c'era il preparatore atletico Marino Bergamasco, e non potendo fare schemi, non potendo fare altro perché mancava Rocco, gli ha fatto fare 45 minuti di corsa intorno al campo. Bene, io però non ho visto niente, quindi fatevi altri 45 minuti. E quindi i poveri giovanotti si sono fatti altri 45 minuti. Poi vengono a giocare qua a Milano contro l'Inter e arrivano la sera prima, alloggiano, escono dopo cena a fare due passi per digerire e, perdonatemi il francesismo, sul marciapiede c'era una merda e il paron: pestate tutti la merda perché porta bene, e obbliga tutti quanti, dal primo all'ultimo dei giocatori, a calpestare questa merda che stava sul marciapiede. Il giorno dopo scendono in campo, Inter-Torino 4-0. Non ha portato un granché bene. Il Rocco, elemento vulcanico, dopo un'altra partita finita malamente, probabilmente anche un po' per colpa sua, perché aveva schierato una formazione un po' così rivoluzionaria, lasciando in tribuna Ceresar e Fossati. Insomma, perdono malamente questa partita, giocavano a Torino, Ceresar e Fossati si catapultano giù dalle scale della tribuna e arrivano negli spogliatoi. Il Rocco, arrabbiato con tutti: Mona qui, Mona lì, Mona. E voi due, Mona, cosa avete fatto? Noi eravamo in tribuna. E così ha dovuto desistere da questa filippica, almeno nei loro confronti. Questo per dire, sono aneddoti che ci parlano, prima di tutto, di un uomo. Poi è stato un grande calciatore, poi è stato un grandissimo allenatore. Il merito di aver vinto prima e dopo, grandissimo, ma la prima contro il Benfica di Eusebio, cioè non contro una squadretta, anche perché insomma in quell'epoca le squadre che arrivavano a giocarsi la finale di Coppa dei Campioni, che voleva dire non le prime quattro, voleva dire la prima squadra del campionato europeo di categoria, no? Quindi la prima italiana, la prima francese, la prima spagnola, non c'erano come adesso 3-4 per ogni nazione. E quindi è stato sicuramente un grandissimo, ma è stato sicuramente prima di tutto un grande uomo. E quindi chiudo questo mio intervento citando un altro cartello che mi è piaciuto moltissimo all'interno del Museo Benfica, che conclude il percorso espositivo del museo. C'è nell'ultima stanza, Giampaolo te lo ricordi, ci sono i nomi di tutte le squadre che hanno giocato contro il Benfica, con la scritta: senza i nostri avversari la nostra sarebbe una storia incompleta. Ricordiamocelo sempre che noi vogliamo bene alla nostra squadra, ma il rispetto per gli altri, per i nostri avversari, non deve mai venire meno. Grazie. Ora la testimonianza di Alberto Cerruti, editorialista della Gazzetta dello Sport. Ancora buonasera. Io quando penso a Rocco sorrido, perché è un uomo veramente spiritoso. Io ho incominciato a scrivere per la Gazzetta dello Sport nel 1974 e le prime volte in cui andavo a Milanello andavo ogni tanto a sostituire i colleghi più anziani. 1975 ho conosciuto Rocco e Rocco era un ragazzino, ero intimidito di fronte a questo signore che oggi è più giovane di me, e lui mi diceva: prendeva qua, ciò ti ha fatto nuoto, che spalle che te caghe, era un mingherlino.
un uomo straordinario, e poi mi ha preso in simpatia, abbiamo stabilito un buon rapporto e ricordo di essere stato l'ultimo a intervistarlo a Trieste quando stava male. Io ho seguito il Milan nella trasferta a Manchester contro il Manchester City, una Coppa UEFA, e lui era al seguito della squadra, ma stava già male, si ammalò, gli venne la febbre. È stata l'ultima trasferta che ha fatto con il Milan, era il dicembre del 1978. Poi sono andato a trovarlo, a fargli un'intervista a Trieste, Clinica Sant'Ore Santa Rosa, il 15 gennaio 1979, e lui, che stava male, sorrideva anche lì, mi diceva: ciò, l'ultima volta che sono stato in ospedale ero ancora austriaco, e parlava e faceva le battute, eppure non stava bene, si vedeva un uomo sofferente. E lui mi diceva che sognava il Milan della Stella, che sperava che arrivasse la Stella. Noi abbiamo titolato al 70% sì. Pensate, risponde l'anziano tecnico rossonero, aveva 66 anni, oggi 66 anni e niente, sembrava vecchio, invece poteva vivere ancora a lungo. E lui parlava benissimo di Felice Colombo, il presidente, e poi meno di un mese dopo è morto. Vi faccio vedere che cos'era la Gazzetta dello Sport, la pagina che abbiamo fatto allora e che io ho conservato. Guardate che paginone, enorme, enorme. E io questo è proprio originale, eh? Se me lo prende la Rocca c'è una trattativa. E per quel giorno lì io prego fui inviato a Courmayeur, dove c'era Rivera, che era due giorni in vacanza, era con la sua compagna d'allora, Elisabetta Viviani, con la bambina Nicole, e io parlai con Rivera, riuscimmo a fargli fare una lettera, ecco questa, Rivera scrive a Rocco, questo è un altro grande ricordo che ho, perché ricordo la giornata particolare, l'emozione di Rivera. Ecco, un grande uomo che io, ripeto, ricordo con il sorriso, perché fino a quell'ultima volta in cui l'ho visto lui sorrideva, faceva le battute. Però al di là del ricordo personale che conta relativamente, io voglio sottolineare i record di Rocco, perché oggi sono stati i funerali di Berlusconi, il presidente o comunque il proprietario che ha vinto più titoli con il Milan, 29 titoli in 31 anni. Ma Rocco, si è parlato tanto negli ultimi anni di Sacchi, di Capello, di Ancelotti, ma Rocco è quello che ha vinto più di tutti con il Milan. Lui ha vinto 10 titoli in 15 anni, dal 1962 è arrivato, ha vinto lo scudetto subito, ha chiuso con la Coppa Italia nel 1977, l'unica finale di Coppa Italia Milan-Inter, 2-0, l'ultima partita di Mazzola, gol di Braglia e Maldera, e quindi ha vinto più di tutti. E poi è stato detto che lui è tornato a vinto, ma questo è un altro record, perché lui è tornato dopo 6 anni, ma ha vinto più di prima, perché quando è tornato ha vinto lo scudetto, ha vinto la Coppa dei Campioni, il meraviglioso al 28 maggio 1969 a Madrid, 4-1, 3 gol di Prati, l'unico italiano che ha fatto 3 gol in una finale, e gol di Sormani. E poi ha vinto anche la Coppa delle Coppe, la Coppa Intercontinentale, quindi lui è l'unico che ha vinto più di quanto avesse vinto prima, e questo è un record anche italiano, perché nel Milan sono tornati Sacchi, è tornato Capello, non hanno vinto più niente, nella Juventus sono tornati Trapattoni e Lippi e non hanno vinto quello che ha vinto prima, quindi questo fa capire la grandezza anche del tecnico. E io mi arrabbio quando leggo ancora che è considerato un catenacciaro, un'accusa che è stata rivolta anche a Berzot, che aveva una squadra straordinaria, campione del mondo. E ricordo la formazione del Milan, il suo secondo ciclo: Cudicini, Anquiletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Trapattoni, Amrim, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. Oggi diremmo che ha un tridente, Amrim, Sormani, Prati, un tridente con un trequartista che era Rivera. Quindi
Io vorrei avere tutti gli allenatori catanacciari come lui, oggi ci divertiremo molto più. Grazie Paron, grazie a voi che mi avete invitato. Grazie mille per questa bellissima testimonianza. Ora la parola a Gabriele Moroni. Grazie. Due brevissimi episodi che comunque racchiudono, credo, due spicchi della enorme umanità di Nereo Rocco. Sono due così, ricordi personali. Scusatemi se faccio un po' di autobiografia, ma ai vecchi capita. Beh, il primo è un ricordo in bianco e nero. 1968, Rocco era tornato l'anno prima da Torino, aveva rifatto grande il Milan, campionato, quella che allora si chiamava Coppa delle Coppe, e il Milan venne a fare un'esibizione a Parabiago, la mia cittadina, e io ovviamente andai. E ricordo questa serata quando un'ombra grande, ma che a me parve immensa, mi sfiorò. Era Rocco. Ero rimasto talmente sorpreso e intimidito da questa apparizione, questa epifania, che non ebbi il coraggio di tirargli per la manica e di chiedergli il classico autografo. E Rocco andò a sedersi in tribuna. E finito il primo tempo, però scese a bordo campo e si mise a incitare la squadra. Ma non incitava il Milan, incitava il Parabiago, cioè la squadra più debole, la squadra perdente. Correva in aiuto del più debole. Devo dire che, nonostante questo inaspettato incitamento da parte del Paron, nonostante qui ci vuole un robusto catenaccio, e nonostante un palo colpito, il Parabiago perse 0-5. Il secondo è un ricordo un po' diretto, un po' più diretto, un po' più ravvicinato. Avevo appena iniziato di fare il giornalista e mi avevano mandato in un ospedale dove Rocco andava a portare una carrozzina a un bambino sfortunato. Come tutte le persone autenticamente, ancorché ruvidamente generose, Rocco non gradiva che la sua generosità venisse conosciuta. E quando tentai di approcciarmi mi ringhiò, un autentico ringhio. Credo di essermi sentito come Ulisse davanti a Polifemo, o poco meno, un Polifemo buono però, bonario. E come il mio primo servizio importante. Rocco, il mio idolo, e finisce così. Stavo ormai battendo in ritirata, anzi una rotta rovinosa che al confronto alla ritirata di Caporetto era stata una passeggiata di piacere. Avevo voltato le spalle quando una mano enorme mi calò sulla spalla e la voce di Rocco che mi disse: «Ciao Mona, cosa te vuol Savel?» E do il mio contributo alla giornata dei Mona con questo. Con questa frase, ma ce ne sarà una in finale anche, tanto per chiudere in monata. E questo era Rocco. Tornai trionfante con l'intervista a Nereo Rocco e con il piacere e l'emozione di averlo conosciuto. Bene, cari amici, gentili amiche che avete la pazienza di ascoltarmi, io credo che la vita abbia compiuto nei confronti di Rocco due enormi torti di cui non l'ha mai ripagato. Il primo torto si consumò il 20 maggio del 1973. C'è Alberta Prandina, presidente del Milan Club. Figlia di Tina Prandina, fondatrice del primo Milan Club femminile, il Milan Club Stella di Saronno. E qui anche lei, Tina, Lo scudetto, la stella del decimo scudetto sfuggita a Verona. Così volle il destino, un destino robustamente corroborato da circostanze molto terrene. E questo fu il primo torto. Il secondo torto della vita, secondo torto ancora più crudele che fece la vita a Rocco, fu quello di abbandonarlo.
li abbandonò troppo presto. Il 20 febbraio 1979, pochi mesi prima di quella stella, io c'ero entrambe quelle volte, c'ero anche quel 6 maggio del 1979, quando la stella del decimo scudetto, tante volte sfuggita, planò finalmente sul pratone di San Siro. A 10 minuti dalla fine dell'incontro col Bologna, il più bianco degli 0-0, il bisillabo Milan-Milan, scandito da decine di migliaia di tifosi entusiasti, venne sostituito da un altro bisillabo in quel momento ancora più magico, Rocco, Rocco. Nel frattempo avevamo finito la scorta dei fazzolettini di carta e così i miei amici e io abbiamo pianto nella bandiera rossonera. Come dice il signor Rocco, sono tutte monade, altro contributo. Probabilmente sì. Però una vita senza monade, signor Rocco, che vita sarebbe? Grazie, signor Rocco. Bene, ora trasmettiamo un ricordo fatto dai figli di Rocco via video. Una fresca bavisera incomincia già a soffiar, deponente sulla vela che c'è un gusto a bordisar. Noi abitiamo da sempre a Rion del Re e via Massimiano d'Angeli. Avevamo un negozio di macelleria e poi delle forniture navali, un lavoro bellissimo, molto interessante. Si lavorava con ditte dell'Olanda, Ungheria, Slovenia. Probabilmente sarà questo nostro aspetto di triestini, una città multietnica, abbiamo lo spirito un po' di tutti, no? Però forse l'aria di mare, guarda, lì c'è il monte, ci rende tutti più liberi, prendiamo la vita un po' più alla leggera. Quando il nonno Giusto si è diventato anziano, si è ritirato per un paio d'anni, l'azienda è rimasta a nome di Nereo, poi è passata a nome mio, però da lontano seguiva sempre tutto quanto. Domani regala go con mitre cari affetti quando vado a navigar, go Trieste i tuoi oceti e la barca per pescare. Nelle ore del 12, qui al di là non erano né campi e né palloni, però aveva sempre questa passione. Ha iniziato a giocare già da studente e poi è passato alla squadra della ginnastica triestina. È stato visionato dagli esperti di quei tempi, che mi pare fosse il bidello della scuola, roba del genere, e quindi ha fatto tutta la sua carriera nella triestina, cominciando, mi pare, a debuttare a 17-18 anni. Lui e con la Ussi, con Pasinati, hanno giocato giovanissimi. E hanno fatto anche molto molto bene. Mio papà ha giocato anche una partita con la Nazionale A e un 4-5 partite con la Nazionale B. Era stato il miglior marcatore della Triestina negli anni che ha durato il suo record dei gol alla Triestina fino a qualche anno fa. È stato battuto da un nostro amico. Mio padre faceva i gol in Serie A, questo ultimo che l'ha battuto faceva i gol in Serie C. Ci teniamo a questo. Poi lui ha giocato 3 anni a Napoli.
e ha giocato anche un anno a Padova, parliamo sempre del 40-41. Poi è scoppiata la guerra, è rientrato a casa e faceva il servizio militare qui a Trieste e ha giocato in una squadra amatoriale nel periodo di guerra. C'era una squadra che si chiamava i Cacciatori, mi pare, che giocava. Sì. E poi lo ha assunto la squadra di Trieste, quella volta la Democrazia Cristiana, la Libertas di Trieste, dove ha fatto dei bellissimi campionati. E poi in una circostanza fortuita, quando la Triestina, per motivi politici, l'hanno ripescata in Serie A, hanno pensato a lui come allenatore emergente e gli è nata la sua fortuna, la sua bravura, la sua professionalità, che era insita in lui. Cercavano un allenatore e niente, ha detto, ma cosa cerchiamo un allenatore? Lo abbiamo qua. Massima ha accettato e poi il primo anno ha fatto il secondo posto. Parliamo sempre di Serie A, perché la Triestina faceva solo la Serie A. Dopo Trieste ne è andato a Treviso 2 anni e anche là ha fatto molto bene. Poi è ritornato alla Triestina e non è stato esonerato. Poi è rimasto a casa pochissimo e è andato a Padova, anche lì ha fatto molto bene. Il primo anno ha immediatamente vinto il campionato e è andato in Serie A. Era anche molto difficile giocare per quanto riguarda le squadre, la Juve, il Milan, l'Inter che venivano da Piani. Io pensando di fare, invece era una piccola bolgia perché erano le tribune tutti i 4 lati, tutti gridavano. E poi è andato a Milano, sì. All'inizio ho avuto grosse difficoltà di inserimento, credo che anche il popolo milanista non l'avessero preso al momento, sì, torna a casa tua, cosa gli dicevano. Il presidente gli ha detto, c'era il presidente Rizzoli, gli ha detto noi l'abbiamo scelto e andiamo avanti con lei. E lì è nata la svolta, ha fatto una cavalcata, ha vinto il campionato. L'anno dopo la Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, Coppa Italia Scudetto del 67-68. Dopo che si erano un po' logorati i rapporti con il Milan, dopo tanti anni, con il presidente di allora, ha accettato di andare alla Fiorentina. Poi, quando è tornato al Milan, ha avuto di nuovo la gioia di salvare il Milan. Giocava anche Cappello nel Milan quella volta, mi ricordo. E poi l'anno dopo, che faceva il consulente tecnico assieme al Lidl, hanno vinto la Coppa Italia contro l'Inter e quindi ha finito in gloria. Sicuramente veniva volentieri a Trieste, aveva tutti i suoi amici, era anche molto ben voluto, poi era anche molto generoso, perché Nereo Ticket sono a Milano, aiutime, sì, voglio dire che ha aiutato tantissima gente nella sua posizione, sempre di sportivo, per amore di Dio. La sua umanità, il modo di affrontare la vita, di sdrammatizzare anche le cose, però sempre sotto un aspetto psicologicamente intelligente. Cioè lui sapeva mettere a proprio agio tutti, come sapeva anche quando si arrabbiava anche essere pesante, però sempre nel modo, diciamo, costruttivo. Quando ti voleva bene ti attaccava un po', sempre con rispetto ed educazione, anche con noi faceva questo, no? Tite son così, tite son così. Voleva stimolarti e anche quei giocatori. Mi ricordo gli anni del Milan, faceva delle cene a casa di uno, dell'altro, di tutta la squadra. Cioè, faceva cosa che adesso sarebbe impossibile, perché parlano, ognuno parla la sua lingua. Poi doveva gestire quei 3-4 un po' più. Faccio un nome perché era mio amico, e come Bruno Mora a Milano, lui era sì,
ogni tanto li mettevano, tu stai al Milanello, e lui la sera andava via lo stesso. Però un ragazzo d'oro. Come so sicuro te. Mi sono sposato a 23 anni e mio papà era innamorato delle femmine e io gli ho comprato due, Donatella e Michela. Mi ricordo è nato mia figlia Donatella e il nonno era a Messina, credo col Padova. Prima di venire su da Messina col treno, perché quella volta gli aerei, no? Appunto. In effetti è venuto un giorno e mezzo dopo che la bambina era nata. E non ha detto niente e si è messo 25 minuti sempre così a guardare la bambina, che era la prima nipote, e quello che voleva lui, femmina. Una vita super intensa, sempre in giro. Però non mancava mai il lunedì di frequentare la sua Trieste. La domenica sera faceva Torino-Trieste in macchina pur di essere a casa. Passarsi il lunedì in casa, in famiglia e con gli amici e con la nostra Trieste. Faceva finta di controllare un po' tutto l'azienda. Si metteva anche qua di piede, però metteva un occhio su tutto, come era abituato a fare le sue squadre, una squadra eravamo anche noi in famiglia. Ci ha lasciato questo senso della famiglia, dell'amicizia, anche verso Tito, qualche altro punto. Come ti ho detto l'altro giorno, c'è una battuta qui a Trieste, se gli unici fratelli che va d'accordo. Beh, certo, cioè, è il concetto di squadra. Il ricordo di un grande padre, dai, un grande padre, un grande uomo, un grande professionista. E troviamoci qua, se no ci commuoviamo. Prima amore, o prima e l'ultimo sarai e me. Allora, il Signore mi ha dato l'altezza, come ben vedete, ecco, adesso ci ridimensioniamo. Ciao Elena, grazie. Allora, grazie, è stato bello, è stato commovente, ci siamo commossi, veramente, lo abbiamo ricordato, spero, degnamente. Beh, mi sono commossa anch'io. Allora, grazie a tutti voi partecipanti, allora andiamo in ordine, che così non sbaglio, Luigi La Rocca. Grazie con tutto il cuore. Grazie a voi. Gabriele Moroni, Alberto Ceruti, grazie per la rosa. Grazie a voi. Voglio ricordare anche la signora Maria, la moglie di Nereo Rocco, una donna straordinaria. Sì, è vero. Allora, Giampaolo Mugliara, Meti, Beccaria, Giovanni Cobolli Gigli, che sta facendo una intervista, e Lorenzo Salimbeni. Però, vieni qua, questa è una grande, ha collaborato per il video, è una bravissima, Emma Bozzi, è apparsa nel video, nei sottotitoli. È bravissima, assieme a Simone Pontini fanno questi splendidi video, per cui vi siamo grati, grazie. Grazie, ecco. A voi. E grazie a tutti quanti. E un grazie, questo sì, qui c'è Elisabetta Gritti, credo ci sia Andrea Ferrari, prima abbiamo avuto
il capo del cerimoniale. Io vi ringrazio, anche l'altra volta vi abbiamo ringraziato con tutto il cuore. Ci avete aiutato tanto, ve ne siamo profondamente grati. Grazie infinite, grazie. Grazie a tutti voi. Andiamo a mangiare la pizza.